6 anni di carcere è stata la richiesta del pubblico ministero Rita Fulantelli per il favarese Calogero Bellavia, 21 anni, arrestato da carabinieri del comando provinciale di Agrigento lo scorso 23 ottobre insieme al capo di Cosa Nostra Agrigentina Gerlandino Messina. Il giovane è accusato di essere vivandiere e favoreggiatore dell'ex latitante Empedoclino. Il procedimento è in corso di svolgimento nelle forme del giudizio abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo Lorenzo Matassa. La prossima udienza è il 18 maggio prossimo per la discussione del difensore di Bellavia, l'avvocato Giovanni Castronovo. A seguire sarà emessa la sentenza. Nell'ambito di un altro procedimento, il procuratore generale Rita Fulantelli, a conclusione della sua requisitoria, ha chiesto la conferma della condanna a 7 anni di reclusione per Raffaele Fragapane di Santa Elisabetta e a 4 anni per Roberto D'Alessandro di Sant'Angelo Muxaro, entrambi coinvolti nell'operazione antimafia Sicania 2. Il processo si sta celebrando dinanzi alla terza sezione della Corte di Assise di Palermo. I due imputati erano stati assolti in primo grado e condannati in appello. A seguito del ricorso proposto dai difensori, gli avvocati Giovanni Castronovo, Giuseppe Barba e Massimiliano Miceli, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna per l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Nel blitz Sicania 2 furono arrestate diverse persone accusate del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidi. Novità anche nel procedimento abbreviato scaccomatto in corso di svolgimento davanti la quarta sezione della Corte d'Appello di Palermo. Il collaboratore di giustizia Calogero Rizzuto ha dichiarato che Girolamo Sala non ha mai fatto parte della famiglia mafiosa di Burgio. Il difensore di Sala, l'avvocato Giovanni Castronovo, pertanto ha chiesto l'assoluzione.